È stato presentato venerdì presso il Centro Sociale di Cercola in via Don Minzoni il libro Vesuvio, un volumetto di poesie in vernacolo a cura di Mimmo Vaiatica. Una raccolta di poesie, pensieri e brevi scritti selezionati dallo stesso autore, docente di storia e filosofia nei licei. Uno stile ironico e pungente per raccontare con raffinata leggerezza una serie di temi e argomenti correlati della vita di oggi: la famiglia, la scuola, la comunità, l'amore per la natura, per la sua terra, misto al timore per il suo Vesuvio, che dà il titolo al libro. Un percorso che si completa in un'opera che diventa cronaca spicciola di aneddoti, emozioni e ricordi, di appunti poetici disseminati nel corso degli anni su fogli di carta volanti, spunti nati casualmente e trasformati in un istante in versi, con un cinismo che sfocia in un misterioso umorismo, un fenomeno che lo stesso Vaiatica definisce con il termine di poesofia, un mix di creatività e razionalità. Voglio parlare di un tappo assai importante. A questo dipendeva tutto quanto. Non è tappo e buttè, è un'altra cosa. È un tappo più grosso e più pericoloso. Sto parlando del tappo del buttato. Perché insomma, si decise da una mano. Sapete tutti gli rischi che corriamo che veniamo sotto a un vulcano? Facciamo finta di niente, ce lo scordiamo, fare l'impossibile, tanto che campavo. Scordiamo tutti i quattro passati, non ci stavano quando si incazzava. A ricordare qualche suo incazzamento, ci vedete il colato, Pompei, che è un po' l'ambiente. È un fatto come tanti, che vuoi fare? Ormai è passato, basta ricordare. Invece lo ricordiamo per vanire, non so poi eliminarti con le rinche. Questo sta là tranquillo, posto solo. Chissà che è spusto là, messi per noi. Alla presentazione, organizzata dall'architetto Concetta Marrazzo, presenti i colleghi del professore, il relatore Pasquale Malva, la professoressa Gabriella De Martini, il sindaco di Cercola Vincenzo Fiengo, l'assessore alla cultura del comune di Cercola Ciro Marfellotti e il sindaco di Pollena Francesco Pinto, oltre alla partecipazione attiva di ex studenti che hanno recitato le poesie del professore. Una piacevole serata in un clima amichevole e cordiale per la presentazione di un volumetto che lega come un filo conduttore il percorso scolastico con la vita quotidiana di ognuno. Prossima presentazione del libro martedì 31 ottobre al Vomero.